Buonasera da Bruxelles. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti a Francia e Italia riguardo i controlli alle frontiere per gli immigrati irregolari che sono sbarcati a Lampedusa dall'inizio dell'anno ottenendo il permesso di soggiorno provvisorio. In particolare, Bruxelles vuole sapere in che modo è stata accertata l'identità e la nazionalità dei richiedenti e se sono state fatte verifiche nell'ambito di Schengen. Francia e Italia dovranno rispondere entro le prossime 2 settimane. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. L'UNESCO ribadisce come l'informazione deve essere il mezzo per sconfiggere discriminazione e marginalizzazione, combattendo le minacce alla libertà di espressione. Quest'anno occhi puntati sulle nuove frontiere mediatiche globali che hanno arricchito il mondo della comunicazione con nuovi mezzi per avvicinare l'opinione pubblica alla realtà del mondo. Allarme OCSE sulla disuguaglianza sociale che aumenta in tutto il mondo. Si calcola che il 10% della popolazione più ricca dei paesi OCSE ha redditi superiori anche di 9 volte rispetto al 10% della popolazione più povera. Un fenomeno che in Italia peggiora di anno in anno e la tendenza alla disuguaglianza in Europa non risparmia neanche i paesi più virtuosi come Danimarca, Germania e Svezia. Nell'Unione Europea un animale su 4 è a rischio di estinzione. L'allarme è stato lanciato oggi dalla Commissione Europea, che ha annunciato una nuova strategia per arrestare la perdita di biodiversità entro i prossimi 10 anni. Secondo Bruxelles, senza alcun intervento, sono a rischio il 25% di mammiferi, anfibi, rettili, uccelli e farfalle.